Di vedere insieme a voi un piccolo frammento dell'ultima puntata della precedente edizione del Festival Italia e Musica, sì, dove con voi c'era anche il nostro Gianni Nazzaro. Nada. Bellissima! Vediamo insieme. Quanto è bella lei, tu mamma no, lo sai. Quando guardo lei, io vedo gli occhi tuoi. Mi perdonerai se un giorno me ne andrò. Abbracci senza fine e fiori bianchi, questa è lei. Ha negli occhi il mare, non lo sa. A chi mi fa morire e mi perdona è sempre lei. Tu la vedrai e capirai. Quanto è bella lei, tu mamma no. Sai. Mi perdonerai se un giorno me ne andrò. E tratti senza fine fiori bianchi, questa è lei, ha negli occhi il mare, non lo sa, e chi mi fa morire e mi perdona è sempre lei, tu la vedrai e capirai. Grazie, grazie di tutto, che bei momenti che abbiamo avuto insieme. Quante questa serate, era l'ultima puntata serate, che eravamo tutti insieme, c'era con noi il nostro editore Gianfranco Ciccione, c'era il nostro amico Maurizio Martufello, soprattutto c'era lui. Ci ha tradito, se n'è andato, cattivone, aveva preparato il suo nuovo CD e la voleva uscire per il suo compleanno. Se n'è andato prima, ma noi lo usciremo. Noi lo stesso facciamo uscire. Ivano, un'amicizia con voi di tanti, tanti, tanti anni. E io vorrei anche immortalare questo momento commovente ed emozionante con il nostro fotografo di scena, di studio e di moda, Valerio Faccini. Valerio. Grazie Valerio Faccini, sempre con noi. Hola. Ivano, stavo appunto dicendo un'amicizia di tanti, tanti, tanti anni. Gianni Nazzaro è il più grande artista italiano a livello orecchio e voce, è una cosa mostruosa. Lui ha cominciato come imitatore dei, sì, grandi cantanti e da lì è stato notato da questa disgraziata. È una delle più grandi discografiche che abbia avuto l'Italia, ve l'assicuro. E lo ha portato in vetta alle classifiche mondiali questo ragazzino bellissimo, perché era bellissimo. E io mi ricordo, io avevo scritto due pezzi e uno era Brividi d'amore e uno era Anima mia. Allora ho detto quasi quasi vado a trovarli, chissà se mi apre il canno. Allora sono andato lì e a Via del Babbuino, loro abitavano a Roma. Esatto. Allora io suonai e Gianni
e disse: ma chi ti chiama? Ma no, ma io non ascolto le canzoni. E lei subito: no, come non ascolti? Devo ascoltarlo. Allora mi ha fatto salire lei, sono salita così al cospetto di questo ragazzo favoloso, ed è successo: alza il microfono così non ti senti, perché no, per te, io tanto parlo qui. Allora feci sentire le tue canzoni. Alla fine mi hanno detto: questa è carina, Brividi d'amore, anima mia, lascia aperta. Pensate, Nada! È stata la mia fortuna, le vorrò sempre bene. Ma l'ho fatto apposta. Sapevo che non ti l'avresti mai data. Hai capito? E lì, ricorda, lo sapevo. Fu una cosa bellissima, me la ricordo. Ma poi, scherzi a parte, è veramente una di un dinamismo, di una dinamica favolosa. Lei, ma perché parli di me? Parla di Gianni. Vabbè, perché? Perché Gianni deve tutto a te. Mi ricordo che lui dormiva fino alle 2 e tu dalle 8 alle 2 già ti alzavi e facevi già il tuo lavoro, che era quello di promuovere questo grande artista. E se l'è tutto merita, ne valeva la pena. Era veramente bravo e buono. Veramente. Guarda, ha un orecchio favoloso, una voce tremenda. Era bravissimo. Lui imitava e faceva delle cose con tutti. E noi faremo del tutto per portare avanti il ricordo e la musica di Gianni. Grazie. Sei un amore. Questo è un impegno che ho preso già dalla prima puntata di questa nuova edizione e mi farebbe piacere anche rifarlo con voi. Grazie. Onoratissimo. Nada, ti vogliamo bene, è sempre qui, ogni puntata qui ti voglio. Questi scherzi che continuate di farlo, se non voglio prima, ve lo sempre. Oh, che moglie mia, dai.